Il termine lavori per l'autostrada Asti-Cuneo è più vicino e la conferma è arrivata dall'amministratore delegato Bernardo Magrì nell'incontro con i sindaci del territorio al municipio di Alba, alla presenza del presidente della regione Alberto Cirio e dell'assessore regionale ai trasporti Marco Gabusi. Accelerano sul calendario lavori gli ultimi due lotti dell'opera. Per i 5 chilometri fra Roddi e Verduno la consegna viene anticipata di quasi un anno a fine 2022, tempi dimezzati da 30 a 15 mesi per il tratto da Verduno a Cherasco. È un'accelerazione che daremo a tutti quanti i lotti al netto delle approvazioni che evidentemente non dipendono da noi, quindi via via che ci saranno le approvazioni delle altre parti di opera, lo stesso approccio verrà applicato a tutte quante quelle che sono le altre lavorazioni. In meno di due mesi la Regione ha approvato la valutazione di impatto ambientale del progetto definitivo. Il Presidente Cirio ha preso l'impegno di sollecitare il Ministro dei Trasporti Giovannini affinché le procedure del Governo siano altrettanto spedite. Sul tema dei pedaggi è arrivata la conferma che il collegamento da Alba con l'ospedale di Verduno sarà gratuito. Non ci sarà pedaggio, oggi è stato ancora chiarito. Entro il 2022 il lotto in corso sarà definito, entro metà del 2024 realizzeremo l'ultimo lotto mancante e quindi anche quest'opera, che era una grande incompiuta del Piemonte, finalmente potrà trovare la sua vita. Infine l'assicurazione sulla tangenziale di Alba. La Regione è determinata a evitare i pedaggi anche su questo tratto.